E anche quest'anno è già finito il campionato e la domenica ora che guarderò ha vinto ancora la Juve che fermarsi non sa e continua a fare record di qua e di là. 5 di fila ma non basta, la rimonta è stata bella ma non è abbastanza, per vincere la Champions League c'è bisogno di più, forse non basta Dybala, forse serve Gesù. Tu lo sai che noi vogliamo un forte trequartista e non un altro Hernanes, quello che chiediamo non è molto, dai su facci felici, compraci Gozze e Ozil. Vorrei, ma non posso, prendici un top player di qualità. Noi compreremmo Sanchez, Cavani, Pjanic, Oscar. Prenderemmo anche James, Pogba non si può toccare. Soprattutto Alvaro deve restare qua. In questa società c'è un lavoro grosso, iniziato 5 anni fa questo percorso. Una volta in attacco c'erano Vucinic, Matri, ora Morata, Dybala, Zaza e Mandzukic. Non hanno speso un patrimonio, Pirlo e Pogba parametro zero. Ci sono squadre che prendono con Doppia a 35, la Juve massimo l'avrebbe preso a 5. Hanno preso Vidal per 11 milioni, in Italia san pieni di rosiconi. E gli altri presidenti sognano un colpo grosso, ma il loro bilancio vorrei ma non posso. Sono tutti pieni di debiti, sono tutti in rosso. Ormai tutte le squadre comprano solo all'ingrosso. I giocatori che vengono sono di passaggio, minima plusvalenza, gli dicono già ciao. Tu lo sai che noi vogliamo un forte trequartista e non un altro Hernanes, quello che chiediamo non è molto, dai su facci felici, compraci Gozze e Ozil. Vorrei, ma non posso, prendici un top player di qualità. Noi compreremmo Sanchez, Cavani, Pjanic, Oscar. Prenderemmo anche James, Pogba non si può toccare. Soprattutto Alvaro deve restare qua. Poter vincere la Champions League, sai che darei. Vedere alzare la coppa al cielo, quanto pagherei. Vedere una standing ovation per Gigi, chissà mai questo sogno, se ci credo posso. Prendici un top player di qualità, noi compreremmo Sanchez, Cavani, Pjanic, Oscar. Prenderemmo anche James, Pogba non si può toccare. Ma soprattutto Alvaro deve restare qua.